Oggi disegniamo la libertà qui del popolo. Dividete le foglie in una griglia di 2 cm, avrete 10 quadrati e le lettere arriveranno fino alla lettera Q. Il viso. Per fare il viso dovete prendere la metà di tra il 7 e l'8 e fare una sorta di triangolo, vedete, una sorta di triangolo di 2 mm. Dopodiché rientriamo di altri due e facciamo un altro triangolo fino alla metà, vedete, la metà di 7. Quindi facciamo un altro triangolo e poi abbiamo l'inizio del labbro e andiamo a fare due onde, quindi labbro superiore, labbro inferiore invece è proprio sulla linea e poi inizia il mento. Per fare il mento dovete fare una piccola C. E poi muovete, sto facendo una sorta di piccolo cerchietto, però in realtà ci fermiamo all'inizio del cerchio e poi questo è tutto il mento, che però in realtà è in ombra. Ok, torniamo su a fare l'occhio, questo lo stringiamo se vediamo che è troppo forte, ecco. Dobbiamo fare alla stessa altezza, questo 1 mm proprio di distanza. Sia in verticale che in orizzontale parte il sopracciglio e deve arrivare fino alla metà del nostro quadrato. Dopodiché, vi ricordate come si faceva? Facevamo, scusate, ve lo faccio rivedere. Ho lasciato 1 mm di qua e ho fatto questa arcata fino alla metà. Ecco, forse così è un po' più a fuoco. Poi scendo una sorta di due diagonali e so che a 0,5 finisce l'occhio. L'occhio devo farlo così aperto e la pupilla è inclinata perché guarda verso il basso. Poi qui faremo la palpebra. Sistemiamo il sopracciglio che è femminile, appunto, quindi è più spesso davanti, c'è una leggera curva e torna indietro. Anche le ciglia le dobbiamo aumentare perché è una donna. Andiamo ad ingentilire invece questa figura facendogli la narice e poi accennando qua con l'ombra, facendo una sorta di ombra sotto il naso per vedere la parte bassa. Vado a rimarcarvi il contorno. Arrivati qui, noi dobbiamo accennare un'ombra perché l'ombra che c'è nella base dell'occhio e poi inizia tutta l'ombra di questo viso, ma prima di andare avanti andiamo a fare le labbra carnose. Le labbra, prendiamo una matita, facciamo un bel labbro qui carnoso e poi sotto la separazione, poi colleghiamo. Quindi abbiamo fatto proprio il viso. Andiamo a fare l'attaccatura dei capelli. Questa è metà, no? Quindi qui iniziano i nostri capelli, poco perché subito si attacca il berretto. Quindi cosa faccio? Divido a metà questa zona. Metà inizia proprio 2 mm sono i capelli in pratica e poi a metà inizia il cappello e questo sbuffo che fa pensare al cappello dei puffi, ma è quello il berretto frigio. E facciamo questo piccolo semicerchio. Dopodiché, vedete cosa ho fatto? Praticamente è 0,5 qua, quindi 0,5 è questo sbuffo. Poi finisce nell'incrocio e dobbiamo adesso scendere, fare una curva che scende fino a, prendiamo la metà, sì, e andiamo un poco più avanti. Quindi secondo me è sempre 0,5, questa volta se io dovessi misurarlo, vedete, è 1 cm. Quindi è 0,5 dal laterale ma anche dal basso e ottengo questo punto e collego. Dopodiché sago e faccio questa piccola codina. Poi vado a rientrare, io per aiutarmi me lo divido sempre e faccio arrivare il berretto quasi fino alla metà. In realtà qua ci sarebbero un po' di capelli e la parte diciamo dietro una sorta di nastro che c'è dietro il cappello, sono due nastri. Poi qui inizia già il collo in realtà perché ha un collo molto robusto. E continuiamo da questa parte
vedere come si conclude. Allora, questo abbiamo detto che è in ombra. C'è una differenza che è nell'inclinazione delle labbra. Vado a correggere. Sono un filino più inclinate. Rifaccio, potete anche ridurre un po' più il labbro superiore, eccolo qua. Abbiamo fatto la parte più difficile. Dobbiamo andare a chiudere il collo, consideriamo sempre il centro del nostro quadrato e qui si va alla base del collo con questa zona che sto facendo adesso. Io vado a segnarmi delle ombre che mi servono quando devo andare con l'acquerello. Allora, facciamo la spalla. Mi appoggio così riesco a gestire meglio. La spalla, siamo arrivati nel 9 e arriveremo a toccare, allora facciamo la metà, 0,5. Qui facciamo una curva leggera, leggera, io ho esagerato. La sistemo. E arriviamo a toccare e arriviamo proprio al 10, proprio alla fine del nostro quasi quasi la fine dell'ultimo quadrato. E qui c'è la spalla. La spalla deve arrivare, facciamo sempre la nostra magica suddivisione, qui, quindi sarà 0,5 perché questo è 1, quindi qui è sempre 0,5 e questa è la spalla. Poi sotto la spalla si va a costruire il vestito. Inizia questo vestito ad arrivare, qui siamo in questo momento nella F, questo punto è la lettera F 10 a 0,5 e dobbiamo portarlo fino a 9, nella metà di 9, quindi continuiamo a scendere, arriviamo alla metà di G e facciamo una curva perché inizia il seno. Poi arriviamo a se, questo è il numero 7, se, tra 7 e 8, controlliamo, sì, 7 e 8 la metà e questa deve essere dritta e qui sopra infatti sta l'altra omba del seno, possiamo fare metà e facciamo questo semicerchio e arriverà, possiamo fare proprio un cerchio completo, anche se poi qua facciamo tutta un'ombra. Noi lavoreremo con le ombre, come qua andiamo a fare tutta questa zona, sempre come una forma circolare, sarà tutta l'ombra della spalla, del seno, del collo, sale proprio in alto. Qua poi ce ne sarà una zona ancora più scura perché la base del collo è più scura, in alcuni punti andremo un pochino più pesanti. Adesso continuiamo l'accenno al vestito, poi le pieghe le facciamo per ultime. Dobbiamo fare continuiamo qua così facciamo la manica, questa copertura sopra il braccio, quindi facciamo tipo un po' di onde e dobbiamo fare un semicerchio che copre tutta questa zona. Perché cosa succede? Qui c'è una piega grande che è il vestito, qui invece è la manica che fa tutte queste pieghe, anche se non le facciamo identiche, l'importante è che le rendiamo l'idea. Poi andiamo a fare il vestito vero e proprio, siamo tra 8 e 9 e dobbiamo arrivare, segniamoci sempre la metà, questa è della colonna 8, la metà, questo è 8, ricordatevelo, e facciamo questo collegamento e qui inizia una cintura, qua invece inizia la parte della gonna, la cintura. Ho lasciato il berretto incompleto, scusate, mi sono accorta adesso, ma l'ho lasciato incompleto la faccia. Allora, torniamo indietro, perdonatemi. Siamo all'8, facciamo questa, dobbiamo fare i capelli, allora distanti a 0,5 iniziamo questa sorta di semicerchio che poi diventa così e qui invece, questa è la metà, ci resta proprio lo spazio preciso per fare l'orecchio. Un po' più grande e poi abbiamo il resto dei capelli, questi sono i capelli e separiamo i capelli dal cappello,
Quindi qui ci dovrebbero essere le ciocche dei capelli. In realtà sarebbe così, vi faccio vedere perché sennò sembra tutta collo e tutta. Sarebbe così la vera ombra di questa donna. Una donna molto forte, da quello che capite, dalla muscolatura, proprio per indicare la forza della libertà. È il riferimento a Michelangelo Buonarroti, che amava tanto, come sapete bene, la muscolatura. I personaggi muscolosi, anche quelli femminili. Ok, e questa l'abbiamo fatta. Andiamo avanti con la gonna. Siamo 8-9 e alla lettera I. Nella lettera I facciamo un rigonfiamento in maniera tale da arrivare non a metà ma a 0,5. Dopodiché continuiamo con una onda a scendere. Facciamo, abbasso la telecamera. Siamo arrivati nella M. Nella M invece possiamo tranquillamente arrivare quasi alla metà. E attenzione qua, perché qui c'è a metà, perfettamente a metà, c'è, non so se è l'impugnatura, probabile che è l'impugnatura o è proprio la parte dove si spara del fucile che le ha in mano. E qui c'è un'altra curva importante, ma finiamo l'abito. Quindi facciamo sempre tante pieghe, che sono quelle dell'abito, e come vedete io non mi muoverò mai oltre la metà. Siamo arrivati alla O. Nella O c'è una piega importante. Questa volta sto notando che arriva fino alla fine. Ho sbagliato io qua, già arriva alla fine, perché c'è una piega che arriva a toccare il fucile, che qua è il fucile. Scende ancora giù, e questa parte io ve la mostro ancora di più perché è il piede. Siamo arrivati praticamente alla P e Q del numero, no, del numero 8, scusate, 8 o 9. Del numero 8, ma c'è un errore, il piede è qua. Rifaccio, sposto. Allora, questo è il piede, questo, ecco, corretta, l'abbiamo corretto, perché il calcio della pistola era giusto dei fucili. Ecco qua, abbiamo il piede, lo andiamo ad accennare qua, primo dito. Il primo dovrebbe essere così, più grosso. Poi abbiamo un secondo, terzo, quarto, e l'ultimo non si vede quasi mai. E andiamo qua a fare questo è il piede, non si vede benissimo. Ok, adesso si è visto. E abbiamo fatto, diciamo, la sagoma. Questo è l'accenno al fucile. Possiamo fare il braccio e il fucile. Allora, il braccio, siamo nella metà di 9, andiamo giù e arriviamo fino a un po' prima della metà. A metà invece della lettera I c'è l'impugnatura vera e propria. Mi serve tenerlo fermo adesso, perché mi serve proprio fare questo passaggio, cioè il braccio non è teso, va a piegarsi e qua ho sbagliato perché era più spostato. È così, perdonatemi, correggiamo tutte e due, sono forse stanca. Boh. Ok, abbiamo fatto. Cercate voi di non essere così pesanti. Per fortuna questa zona coincide con una zona d'ombra, quindi la andremo a coprire col marrone. Qui inizia la mano che tiene il fucile. Il mio disegno è molto sfumato. Non si vede, si vedono solo le ombre. Quindi qua abbiamo un ditino che tiene il fucile, che è il pollice. Poi abbiamo il fucile che va da metà G a questo punto, che sarebbe tipo 0,3. Fa così come inclinazione e continua ovviamente nella parte superiore
fino ad arrivare qua e facciamo, io faccio solo la sagoma del fucile, ok? Quindi c'è una curva, vedete, tutto dritto, poi inizia con una sorta di cerchi, perché in realtà sono delle curve. Non ho mai disegnato un fucile, ok? È una linea dritta che deve salire fino alla lettera C, a metà C. C è qua, dell'11 sarebbe, considerate dell'ultima riga, dovrebbe partire questa parte che è la base più larga e la parte terminale più stretta. E fate così. Quelli che saranno più bravi a disegnare il fucile lo faranno meglio. Io vi ripeto, faccio solo la sagoma, forse è ancora più larga la base, sto notando, da riflessi di luce. Noto che questa parte è ancora più ampia. Questa rimane scura e quella parte sopra rimane in luce. Poi tutto qua c'è la zona dei dettagli. Io vi faccio solo le ombre. Uno. Qui ci dovrebbe essere un'altra linea a indicare una zona più scura e una zona più chiara. Andiamo a fare la mano. Dito, qui c'è un dito, poi abbiamo un altro, fate sempre i cerchi per fare le dita, 3, e l'ultimo, 4. Poi si prende la riga e si continua e vado a sistemare quello che ho fatto sopra. Qua questa sfumatura che avevo notato. Scusate, continuo il fucile seguendo la linea in maniera che si vada a inserire nella cosa che abbiamo disegnato. Vedete che si va a incastrare perfettamente. Quindi questa parte sotto verrà fatta più scura. Poi qui inizia tutti i dettagli del fucile che ha queste rientranze. Sì, ho sbagliato di nuovo. Qua. L'impugnatura dovrebbe essere qua. E il calcio, quello che è. È così. Ecco, l'ho sistemato. Non ho mai disegnato fucili, si era capito. Allora, cosa ho fatto? Facciamo. Allora, ho collegato, era fino a qua, poi ho fatto un e devo ancora sistemare perché fino a qua c'è questa parte che non è collegata. C'è questo piccolo rigonfiamento che rientra e fa così. Dopodiché questo tocca col vestito, questo è un po' più largo di quello che ho fatto e diventa così. E per me potrà poi essere fatto tutto marrone scuro. E questa è diciamo l'impugnatura del fucile. Adesso facciamo il braccio che tiene la bandiera. Allora, per il braccio partiamo dal viso. Qui inizia il braccio. Troviamo sempre la metà di 7D e considerate che c'è prima una curva dolce che sale, poi un'altra sempre nella stessa direzione che però va poco poco oltre. E adesso dobbiamo fare l'altra curva del braccio. Si deve fermare, prendiamo 0,5 su B6 a 0,5 e facciamo la curva. Dopo, non ci arrivo più. Dopo, arriviamo a consideriamo la metà di questo e prendiamo qui sulla linea di metà 0,5 in maniera da fare la fine del braccio e l'attaccatura del polso. Ho un polso molto grande, una mano molto grande. Arriveremo proprio a metà di questo, proprio con l'inizio, sarebbe la parte bassa del pollice, perché qua è il palmo della mano, ecco. Qui inizia il pollice. Poi abbiamo sempre le nostre dita, 1, 2, 3 e 4, che tengono la bandiera. Ok?
Noi della bandiera vediamo poco, però ci basta perché per colorarla. Cioè, anche vediamo poco. Scusate, vi faccio rivedere. Ho fatto il pollice, indice, medio e così via. Allora, ok. Quindi, ripeto, ho fatto il pollice, primo, secondo, terzo, quarto. Poi ho accennato all'inizio della bandiera. La bandiera si piega su se stessa. Ho fatto questa curva, che torna di nuovo a curvarsi e arriva praticamente a toccare la metà della testa del protagonista. Colleghiamola così e poi sempre la bandiera ritorna con questa curva. Tutta questa zona sarà blu. Andiamo da questa parte, finisco la bandiera. Andiamo tra 3 e 4, in particolare a metà di 4, dobbiamo andare fino a qua. Poi arriviamo a B facendo delle curve. Qui svolazza, quindi fa delle curve in questo modo. Entra, esce. Dopodiché non è preciso, però è tanto per dare l'idea. Qua ritorna metà di D. Facciamo così e poi qui a metà di 4D si collega alla linea del bastone. Quindi adesso prendo la riga e vedo di far collegare l'inclinazione mi deve coincidere, quindi la forzo o l'adatto, che non lo potevo sapere all'inizio, e faccio in modo che finisce dove mi serve. Io l'ho fatto forse troppo grosso, aspettate che lo correggo, è più sottile la impugnatura, è più sottile. Quindi non è neanche tanto sottile. Allora, facciamo così. Questa è la zona più chiara. Adesso vi faccio uno spessore più piccolo, che è la zona più scura, che posso anche un po' passare perché col pennello sarà difficile fare sta zona così sottile. Ok, e questa è fatta. Vado a sistemare, vado a separare le altre, il rosso praticamente va, doveva finire la bandiera, scherzavo, metà di D arriva fino a qua, poi deve salire fino a 0,5 e poi arriva in un punto che non c'è ancora perché non abbiamo chiuso il braccio. Oh, sì, giusto. Allora torniamo su alla mano e facciamo il polso. Io devo uscire un po' fuori perché ho sballato, dovrei allargarlo, ecco cosa, perché è troppo magro se no. Dopodiché qui c'è tutto un bel muscoletto, aumentiamolo anche di qua ed è bella muscolosa. Se viene sottile, no, pompiamolo un po'. Poi dobbiamo arrivare all'ascella che si trova a metà di E. Qua si trova l'ascella, quindi qui partenza e qua ancora bel muscoletto. Adesso abbiamo fatto l'ascella, possiamo scendere con la spalla, sì, vabbè, con le spalle, e andiamo a 0,5 df. Questo pezzettino deve essere 0,5 e andata da praticamente piano piano ci allarghiamo. Questa dovrebbe essere la metà. Da qui facciamo salire una linea che ricollega e ricolleghiamo praticamente il vestito. Vedete che si sono collegati. Oh, stessa cosa. La cintura deve finire, facciamola finire sempre qua. Abbiamo un'indicazione a metà di G6 e abbiamo la cintura. Dopodiché qua c'è tutto un vestito, uno sbuffo di abito che chiude. Controllo che linee coincidano. Ok, poi qua c'è un discorso di ombra. Vi ricordate, avevamo detto che sono zone scure. Ecco, questo sarà colorato tutto scuro il braccio. Allora, cosa mancava? Indichiamo il rosso. Ecco, tra 3 e 4 possiamo partire anche da qua, anche se non faccio identica, perché sarebbe qua. Vabbè, qua siete più liberi, potete anche sbagliare, tanto non ci fa niente. L'importante è che facciamo la differenza di tonalità. Quindi rosso, bianco, blu. Poi andiamo alla parte dell'abito, la parte bassa. Allora, siamo arrivati, abbiamo preso la metà di G6, questa è G, questa riga, e questa è H.
Quindi prendiamo e partiamo quella che sarà l'anca e dobbiamo arrivare a 0,2 di H, così con questa curva morbida. Scendiamo fino alla metà di L con questa curva, così. Adesso c'è una grande piega che parte da qui e arriva alla metà di tra 6 e 7 di. Continuiamo l'esterno, arriveremo fino a qui, che sarebbe M. Nella M, attenzione perché c'è una persona, qui si inizia infatti una spalla di questo ragazzo. Continua la spalla con questa curva fino alla fine del quadrato e siamo in O5. Per controlli sempre per vedere se siamo nello stesso punto, poi scendiamo fino alla parte, questo siamo in P, e qui mi accenno il personaggio. Continuo a chiudere ovviamente la figura femminile, andiamo in O, ritorniamo dove eravamo prima e facciamo una curva che va fino alla metà di O e poi chiude in quello che avevamo già fatto. Qui c'è la curva, vedete questa curva dell'abito, dopodiché qua sono altre persone in realtà. Noi non le disegneremo, facciamo solo blu. Le sfochiamo. Accenniamo solamente a delle cose che ha sotto. Le accenniamo e basta. Qui già infatti c'è un altro personaggio che è all'altezza del fucile. Volevo sistemare. Proporrei di sistemare questo profilo perché mi sono resa conto che è poco delicato. Lo sistemiamo aumentando, facendo in modo che la fronte arrivi a toccare fino alla linea e poi dalla linea aumentiamo l'inclinazione. Ecco, già diventa più femminile. Ok, non so se si percepisce la differenza, però ci abbiamo provato. Finiamo invece qui, stavamo facendo il soggetto a fianco. Eravamo nella metà di LM, abbiamo accennato la fronte, poi arriviamo a 0,5, scendiamo, facciamo il naso di questo soggetto che è un po' a punta rispetto a come lo stavo facendo io, e poi dobbiamo accennare alle labbra, quindi qui abbiamo il naso, poi facciamo una sorta di triangolo sempre. Poi facciamo il primo labbro, la bocca aperta, quindi accenniamo all'apertura e dobbiamo fare il labbro inferiore e poi una piccola sfera che è il mento. Qui, ecco, andiamo a sistemare. Ecco, questo sarebbe il profilo del personaggio. Andiamo a fare il copricapo. Il copricapo deve coprire con una curva tutta questa zona e andare a metà di M, scendiamo verticali metà di M. Adesso disegniamo questo soggetto, quindi abbiamo fatto la fronte a metà di L, poi il naso, poi le labbra, il primo labbro, tra l'altro sarebbe in realtà più aperto e questo sarebbe un po' più piccolo in maniera da fare vedere di più l'apertura delle labbra. Dopodiché dobbiamo chiudere il cappello, eravamo arrivati a L, questo è L3, quindi andiamo da 0,5, questo punto sarà 0,5 da questo punto, quindi arriviamo quasi in linea dritta, poi andiamo a collegare questa curva con il vertice, scendiamo fino alla metà di M. Arriviamo ad N, arriviamo quasi a toccare la metà e chiudiamo questo berretto che prendiamo il centro di N3 e facciamo così in maniera da chiudere il berretto che fa in questo modo un copricapo, fa così e poi qua ancora c'è tipo una zona più scura. Poi da qui continua questo copricapo fino ad arrivare a fare così.
questa curva iniziale. Poi molti dettagli non ce l'ho perché io ho preso un'immagine sfocata proprio per concentrarmi su di lei. Quindi accenniamo a queste parti. Qui vedo una zona molto scura, probabilmente qui c'è questa parte così scura, e questa invece è la zona sotto gli occhi. La accenniamo anche noi, accenniamo al mento, la parte sotto del mento, qui c'è il collo. Facciamo un accenno qua alla manica. Qui e continua questa manica anche qua. Chiudiamo il braccio in questo modo e rimarranno queste zone appunto scure. Qui c'è la veste del giovane che va, questa lettera è la Q, quindi cosa ho fatto? Praticamente ho fatto una linea a sì, 0,5, poi si va ad allargare e poi da qui inizia la chiusura dell'abito che deve arrivare a metà di P. Così, e andiamo a chiudere facendo una sorta di diagonale e deve arrivare, facciamolo arrivare a così, quasi a quel copricapo che avevamo fatto, perché qua c'è tutta una zona ancora legata al copricapo. Qui c'è sempre il fiocco di questo copricapo che ha. E lo concludiamo in questo modo. Lo so che non è perfetta perché l'abbiamo ulteriormente semplificata. E qua c'è tipo lo sbuffo della camicia. A noi interessa tra le tante sagome. Io adesso farò queste sagome, ma solamente per fare così il blu scuro qua dentro. Come vedete, la mia immagine è sfocata. Allora, per fare le sagome degli altri parigini che partecipano alla protesta, andiamo nella metà di H, ne accenniamo la prima, così faremo solo il contorno. Poi andiamo a metà di G, saliamo di 0,5 e ci segniamo questo punto. E allora dobbiamo prendere proprio questo punto, sarà 0,3 per dire da questo vertice, e facciamo questa curva così. Inizieremo la sagoma della mano che tiene la spada, quindi la facciamo sempre una sorta di esterno, quindi faccio una sorta, arrivo a 0,5 della parte alta, poi devo fare questa spada che è tipo una sciabola perché è curva, non è dritta. La nostra sciabola parte quindi da questo punto a 0,5, fate una sorta di triangolo e andate a toccare 0,5 da questa parte. Però la cosa è che questa è la base, quindi deve essere leggermente curva e iniziare a curvarsi in questo modo fino a toccare non la metà, ma un po' più su di questo. La spada ha questa forma. In questo punto la cancelliamo perché in questo punto arriva a co essere coperta da uno sbruffo del naso, dell'abito, della cintura, ecco. Della libertà che fa questo lavoro qua. Se mi cerchio in G4, facciamolo il doppio, poi inizia quest'altro, praticamente è svolazzante, quindi fatelo pieno di curve, va bene anche se non è preciso, che è un nastro che sta svolazzando. Poi ce n'è un altro che fa questo movimento così. E facciamo una piega che vada fino a metà di F5 e torna giù, così. Stessa cosa, facciamo un doppio e poi man mano va ad allargarsi. Qui ce n'è un po' di più di abito, lo sollevo e vedete che noi abbiamo fatto una parte. Continuiamo la mano che stavamo tenendo la spada, finendo questa sorta di cerchio e chiudiamo. Scendiamo il braccio fino, questa è la metà di H2, fino alla metà di H2, e poi qui inizia, scendiamo poco poco di più e inizia la testa di questa persona che dovrà finire in H3, a metà di H3 qua sotto.
Poi mettiamo la sagoma, qua c'è un altro popolano, mettiamo un'altra sagoma di un uomo col cilindro. Vi ricordo che l'uomo col cilindro è importante perché è lo stesso artista. E quindi accendiamo il cilindro. Noi stiamo facendo le sagome per concentrarci su di lei. Un'altra persona, l'ho avvicinato un po' tanto sta persona. Correggo. Allora, il cilindro finisce un po' prima. Metà, facciamo metà, ok, quindi qua un po' più basso, deve finire qui dentro. Poi c'è un'altra testa di dietro più piccola e qui poi ci sarebbe il fucile dello stesso pezzo della croa. E quindi abbiamo accennato a quella che è tutta la scena, abbiamo accennato al personaggio in primo piano. Qui, se vogliamo, c'è un'altra persona con un'altra arma, che sarebbe proprio tra M ed L. Qui c'è un altro e qua c'è un altro fucile, molto probabilmente. O comunque un'arma. Quello che dobbiamo dare è la sensazione della battaglia. Quindi poi qua faremo un azzurro per indicare le nuvole, leggermente con l'acquerello. La nostra versione sintetica è accennata è quasi finita, mancano solamente le pieghe. Se vi sembrano difficili, fermatevi qua. Allora, ora facciamo tutte queste pieghe, voi mi dovete seguire nella posizione. Siamo in H7, H6, H7. Andiamo in H7, metà, facciamo queste curve. Poi c'è la prima piega. La dobbiamo prolungare un po' in maniera tale da fare questo effetto e andiamo alla metà di M. Questa piega dovrà curvarsi, arrivare alla metà di M e poi allargarsi. A questa piega ne segue un'altra che fa lo stesso movimento, arriva alla metà di I e poi si collega praticamente, se vedete, alla cintura, così. Qui ce ne sono tante, altre le possiamo accennare. Poi questa zona, questa la possiamo disegnare così, sarà tutta zona scura. Poi qua ne abbiamo un'altra piega che parte da M a metà, facciamo, sarebbe 0,5 da qua. Quindi in questo punto parte questa piega che praticamente si collega a n, metà di n. Poi abbiamo altre piccole pieghe e tutte queste mi servono perché so poi dove mettere le zone scure. Questa sarà scura marrone. Questa piega che avevamo fatto, ce n'è un'altra che sta proprio a metà tra il 5 e il 6, fa quest'altra piega. Ecco, queste sono zone scure, le possiamo accennare così poi con l'acquerello le facciamo marroni, marrone. E questa è tutta scura. Ecco, anche qui ci sono c'è una piega importante e qua un'altra piega importante. Finito, questa sarà tutta scura. Abbiamo finito.